Per fortuna molte donne storicamente hanno dato la vita per i propri figli. La differenza è che Chiara muore felice e allora uno si domanda ma come si fa a morire felice? Ecco, questo è secondo me il punto centrale. Questo viaggio a Medjugorje ci ha veramente dato una speranza, no? Al di là del fatto della guarigione o no, ci ha riempito di serenità. In questi 4 anni, pur con tutto quello che è successo, giorni tristi, nel senso critici, non ce ne sono stati. E ho detto, questo è il miracolo più grande, che in casa si scherza, si sta sereni e che mio marito è sereno. La grazia che chiediamo è proprio la grazia di vivere la grazia. Chiara veramente è stata un esempio di carità, no? Perché nel momento in cui loro hanno incontrato questa croce, e questa veramente era una croce grossa, quasi umanamente insopportabile, loro si sono aperti nel momento della sofferenza, dove tutti umanamente tendiamo a chiuderci, loro si sono aperti e così man mano questo giro di famiglie, di persone, di amici si è allargato e Chiara ha cominciato a fare veramente del bene a tantissimi. Guarda, non è stata una donna coraggio, è stata una donna di fede. Lei non aveva molto coraggio in realtà, però aveva molta fede. Nella sua relazione col Signore ha trovato la forza per fare le sue, le nostre scelte. Dagli appunti di Chiara del 12 marzo 2010. Chi è Davide? Un piccolo che ha ricevuto in dono da Dio un ruolo tanto grande, quello di abbattere i grandi Golia che sono dentro di noi, abbattere il nostro potere di genitori, di decidere su di lui e per lui. Ci ha dimostrato che lui cresceva ed era così perché Dio aveva bisogno di lui così. Ha abbattuto il nostro diritto a desiderare un figlio che fosse per noi, perché lui era solo per Dio. Ha abbattuto il desiderio di chi pretendeva che fosse il figlio della consolazione, colui che ci avrebbe fatto dimenticare il dolore di Maria Grazia Letizia. Ha abbattuto la fiducia della statistica, di chi diceva che avevamo le stesse probabilità di chiunque altro di avere un figlio sano. Ha smascherato la fede magica di chi crede di conoscere Dio e poi gli chiede di fare il dispensatore di cioccolatini. Ha dimostrato che Dio i miracoli li fa, ma non con le nostre logiche limitate, e che Dio è qualcosa di più dei nostri desideri. Ha abbattuto l'idea di quelli che non cercano in Dio la salvezza dell'anima, ma solo quella del corpo. Tutti quelli che chiedono a Dio una vita felice e semplice, che non assomiglia affatto alla via della croce che ci ha insegnato e lasciato Gesù. Davide, così piccolo, si è scagliato con forza contro i nostri idoli e ha gridato con forza in faccia a chi non voleva vedere. Ha costretto tanti a correre ai ripari per non riconoscere di essere stati sconfitti. Io invece ringrazio Dio di essere stata sconfitta dal piccolo Davide. Ringrazio Dio che il Golia che era dentro di me ora è finalmente morto, grazie a Davide. Nessuno è riuscito a convincermi che quello che ci stava capitando era una disgrazia, che derivava dal fatto che ci eravamo allontanati da Dio, forse anche solo inconsciamente. Ringrazio Dio perché il mio Golia è finalmente morto e i miei occhi sono liberi di guardare oltre e seguire Dio senza avere paura di essere quella che sono. Se Davide avesse le parole, ci direbbe: io sono magnifico. And you came to my rescue.